Cari amici, oggi voglio parlarvi di un sogno. Nessuno pensa che i sogni spesso rivelano le cose più profonde del nostro essere. Io tutti i giovedì tengo un gruppo allo Spazio Rizza, qui a Milano, e una signora del gruppo ha detto: Samuele, gli ho fatto un sogno, sì, abbastanza banale. Quando qualcuno dice che ha fatto un sogno banale, io in genere aguzzo la vista. Perché spesso noi conosciamo molto male ciò che siamo, e spesso ci crediamo che siano importanti cose che non sono affatto, e ci dimentichiamo invece che esistono dentro noi cose molto importanti, che sono decisive e che spesso trattiamo per banali. Questa signora mi ha raccontato il sogno. Il sogno è semplice. Ero in un'aula e stavo per essere interrogata come a scuola. Sottoposto a un esame, sentivo che era un esame molto importante. Ecco, questa è la prima parte del sogno. A volte noi nei sogni ci sentiamo sotto esame, ci troviamo di fronte a prove da superare, come nella vita, come a scuola. A volte però, quando c'è un esame da superare, la nostra essenza scende in campo per farci vedere a che punto siamo. Come stiamo con noi stessi, se sbagliamo o no. E allora la nostra sognatrice sente che è di fronte a un esame importante. Qualcosa dentro di lei sa che siamo a un bivio. Beh, a questo punto le viene una paura atavica che invade tutto il suo corpo. Una paura più grande di lei. Questa signora, frequentando i miei gruppi, sa che io la cosa a cui tengo molto è quella non di reprimere le emozioni negative o di cercare di mandarle via o di controllarle, ma semplicemente di percepirle. Io in questo momento ho paura, oddio, oddio, non so cosa farci. Vengo invaso dalla paura, la paura mi prende. E lei nel sogno cosa fa? Usa la tecnica che io insegno a tutti i gruppi. Che insegno nei gruppi o che insegno anche nei convegni, che è quella di percepire la paura e di abbandonarsi alla paura. E lei fa così. In qualche modo, in questo esame che lei deve superare, in questa prova che deve superare, lei fa la cosa giusta. Non cerca di mandar via l'emozione disagevole come la paura, ma cerca di guardarla, di percepirla. In qualche modo fa una cosa diversa da quella che avrebbe fatto prima. Questa signora un tempo soffriva di insonnia, oggi non ne soffre più. Ma è come se la sua essenza, il suo nucleo, il suo sé, volesse metterla alla prova. Fammi vedere cosa hai imparato, fammi vedere cosa sai fare. Fammi vedere se sei la solita donna che non vuole le emozioni brutte, che le vuole mandare via. E lei supera la prova. Guarda, io l'ho guardata la paura, non ho cercato di mandarla via. A questo punto, cari amici, sapete cosa succede? Arriva un attacco vero e proprio di tranquillità. La nostra sognatrice sente arrivare dal profondo, come dalle radici della sua pianta, della sua anima, una tranquillità immensa, profonda, un dolce stato di vuoto celestiale, una beatitudine. Ecco, quando nei sogni noi siamo sottoposti a delle prove e reagiamo in modo differente dal solito, nel suo caso non abbiamo cercato di mandare via la paura, ma l'abbiamo percepita e ci siamo lasciati invadere. In qualche modo l'essenza ci manda un segnale e questo segnale a volte è la tranquillità, la beatitudine. Cosa si fa sempre per continuare il tema del mio intervento? Cosa si fa per star bene? Una cosa importante da fare è quella di non pensare ai problemi, ma di percepire semplicemente il fastidio che essi ci procurano. Percepirli, abbandonarsi alla tua rabbia, coglierla, non cacciarla via. Così l'ansia, così la paura, così la tristezza, coglierla, percepirla e aspettare. Se l'esercizio di percepire il disagio l'hai fatto bene, dopo un po' arriverà dal profondo una grande tranquillità. A volte, dopo un dolore dell'anima, se l'abbiamo percepito bene, arriva una sensazione di vuoto. Molti dicono: oh, oddio, mi è arrivato il vuoto, sono ancora più spaesato. No, quel vuoto è l'inizio della terapia. L'anima ci cura mettendoci nel vuoto, non riempiendoci di pensieri. Quindi, ogni tanto nella giornata, ricordati di dirti queste parole: io sono presente, sto leggendo, sono qua, sto
sto bevendo il caffè, ma sono qua ogni tanto, pochissimo, bastano 3-4 secondi al giorno, ricordarsi di essere presente e ricordarsi che c'è un momento fondamentale in cui ti devi accorgere che non hai pensieri, che c'è come un vuoto dentro di te. Beh, quel vuoto, per gli antichi, era il latte dell'anima. Ogni tanto stiamo nel vuoto, facciamo come ha fatto la signora del mio gruppo del giovedì. È stata di fronte ad un esame, ma ha agito in modo differente. Qualcuno, quando ha paura, cosa fa? Corre da un medico per farsi dare un psicofarmaco, qualcun altro va a parlarne con un amico, qualcun altro chiede un consiglio. Tutti pensano che la paura sia una cosa sbagliata, invece dobbiamo imparare una cosa importante, che i disturbi spesso sono dei tesori che vengono a trovarci, imprevedibili, sconosciuti, per preparare la tappa successiva, come una donna che all'ottavo mese, al nono mese di gravidanza, comincia a sentire dei dolori, delle doglie. E poi le doglie non sono dolori che vengono casualmente, vengono per preparare la nascita. Ricordiamoci che spesso i nostri disagi stanno preparando la nascita della persona nuova che c'è dentro di noi. E la signora del giovedì mi sembra che l'abbia capito benissimo. Quindi ricordarsi che quelli che chiamiamo i sogni banali spesso sono sogni molto importanti. Averne cura di trascriverli, guardarli, percepirli. Se superiamo l'esame, come ha fatto lei, siamo sulla strada giusta per stare bene con noi stessi. Grazie a tutti, buongiorno.